budino è facilissimo da fare, ci vogliono 5 minuti, forse meno, ed è light in quanto non prevede l'utilizzo né di uova né di burro. Potete anche sostituire il latte vaccino con qualsiasi tipo di latte, io per esempio l'ho fatto anche con il latte di avena ed è venuto buonissimo. Mi raccomando, utilizzate un cacao di eccezionale qualità, questo è molto importante. Spero che l'idea vi piaccia, come sempre vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un like al video se vi piace, fatemi sapere se proverete questo budino e vi aspetto su Instagram dove ci possiamo sentire tutti i giorni con le mie cavolatine. Un bacione e alla prossima! Come prima cosa riscaldo il latte. Io lo riscaldo nel microonde, ma potete tranquillamente scaldarlo anche in un semplice pentolino. Nel pentolino dove farò il budino unisco lo zucchero e poi setaccio l'amido con il cacao, per essere sicura che non ci siano grumi. A questo punto unisco un po' del latte caldo per sciogliere le polveri e lo zucchero. Mescolo molto bene, facendo anche attenzione ai lati del pentolino dove di solito si agglomera la polvere, quindi il cacao e l'amido. Finisco di unire tutto il latte, mescolo bene e faccio cuocere il budino a bagnomaria. Io preferisco utilizzare il bagnomaria perché ho sempre paura che mi si bruci ogni cosa, però se avete un bel pentolino dal fondo alto potete farlo direttamente sul fuoco. Giro, giro, giro continuamente finché il budino non si sarà addensato. A questo punto divido il budino nelle due tazze. Naturalmente per fare 4 porzioni basterà semplicemente raddoppiare la dose di tutti gli ingredienti. Una volta versato il budino nelle tazze lo metto in frigo e lo lascio freddare per almeno un'ora. In the kitchen I was born.